Ritorna con grande fermento il 31 agosto, 1 e 2 settembre la quinta edizione del Palio delle Contrade. Sono circa 400 i figuranti che prenderanno parte alla tradizionale rievocazione storica del pellegrinaggio che Pandolfo III Malatesta compì nel 1399 da Rimini a Fano, recandosi al santuario della Madonna del Ponte Metauro come ringraziamento per essere sopravvissuto al tumultuoso periodo di peste caratteristico di quell'anno. L'evento, organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia con il patrocinio del comune di Fano, della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche, ha annunciato per l'occasione tanti eventi collaterali e novità a partire dal cambio di location. Beh, la novità più grande è che il Palio delle Contrade della Pineta di Ponte Metauro si trasferisce per questo esperimento alla Rocca Malatestiana. Rocca Malatestiana che non è soltanto quella che vediamo alle mie spalle, ma è tutta l'area, quindi utilizzando anche il grande parcheggio che abbiamo qui di fianco, dove verrà allestita un'arena per i giochi, tutti i giardini, quindi diventa un esperimento per noi importante che andiamo a proporre alla città. L'altra novità importante è che eravamo abituati ad annunciare le quattro contrade come Croce, Assunta, San Sebastiano. Ora prendono un altro nome perché prendono, essendo una rievocazione storica, anche noi cerchiamo sempre di più di approfondire. Grazie alla consulenza della Falcioni abbiamo scoperto che a Fano c'erano 26 contrade e 4 quartieri, quindi prenderemo i nomi storici dei quattro quartieri del 1400, quindi Castel dei Mammoli, Portanova, Vescovado e San Francesco. Principale evento di quest'anno, inoltre, sarà il matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca Malatesta, che verrà messo in scena sabato 1 settembre dalle ore 19:30 nel sagrato del Duomo di Fano, grazie a una ricostruzione storica di Anna Falcioni con i prestigiosi consigli del celebre regista fanese Castellani. I consigli relativi, perché di molti non hanno bisogno, sono già bravissimi, insomma, si tratta di più, soprattutto di avere un occhio un pochino più, diciamo, scafato spettacolarmente e forse dargli qualche indicazione laddove possono servire, ma sono già bravissimi per conto loro, insomma, sono più un ospite che un regista. Soddisfatto il vice sindaco Marchegiani, nel quale ha ribadito l'importanza dell'evento e del suo valore storico. La Fano Malatestiana è stato un obiettivo per aumentare la conoscenza della storia della città da quando ci siamo insediati. In questo senso va la costituzione del centro studi malatestiani, che potrà fare luce, aumentando gli studi e l'applicazione con l'Università di Urbino e gli altri enti che vi partecipano, alla conoscenza di questo secolo sostanzialmente malatestiano, assai poco conosciuto per la verità, sia dai cittadini che dai turisti. Infine, uno spettacolo conclusivo della quinta edizione verrà disputato nel fossato della Rocca nell'ultima giornata dedicata con la giostra dell'anello, ovvero la tradizionale esibizione equestre, anticipando l'atto finale dell'assedio al castello con una battaglia spettacolare con cannoni e frecce incendiarie.